Se passo non può abbassare le luci? Quella soprattutto. Sì. Se però abbassano una, abbassano anche l'altra. Meglio? Ancora? Ancora un pochino? Visto. Ok. Meglio, vorrei continuare a vederci ancora per qualche anno, insomma. Ok. Eccoci. Allora, aspettiamo la diretta Facebook. Possiamo andare, perfetto, grazie. Dov'è la diretta Facebook? Raccontinellarete.it. Ah, allora, diamo il benvenuto alle ospiti di questa sera, Roberta Bruzzone, psicologa forense, criminologa investigativa e docente universitaria, riassumendo brevemente, e la dottoressa Federica Nardoni, avvocato penalista, da anni si occupa di procedimenti penali anche in materia di violenza di genere. Allora, mi dai il nome della... raccontinellarete.it, figurati. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola La ragazza del bosco, ma è interessante subito partire dal sottotitolo. La verità, oltre perché sono passati tanti anni e un po' perché non se ne parla forse troppo poco. Allora, mi sono però riletta... Recentemente le Iene avevano rifatto qualcosa. Parecchio spazio al caso, hanno fatto un bel servizio di ricostruzione, c'è qualche imprecisione, ma diciamo assolutamente fisiologica, e hanno dato una grande visibilità al caso proprio a ridosso del processo di primo grado. Personalmente avevo un po' dimenticato la storia di Serena, quindi il libro mi ha aiutato a riallacciare dei fili che poi, insomma, rileggendo richiamano alla memoria, insomma, la storia di questa ragazza. Siamo nel 2001, quindi sono passati tanti anni, 22 anni. Il primo giugno del 2001 Serena Mollicone è un'adolescente di 18 anni, una studentessa come tante, come tante ragazze adolescenti, ha dei momenti di alto e di basso. Viveva ad Arce, in provincia di Frosinone, col papà che aveva una cartoleria nel centro del... Ma c'è il maestro, aveva una cartoleria. La mamma era scomparsa qualche anno prima, mentre la sorella è insegnante e si è spostata in Lombardia appunto per lavorare. Serena esce di casa prima per andare a fare una visita e poi per andare a scuola, ma in quella casa non rientra. La visita medica la fa, va all'ospedale per fare questa visita medica, ma a scuola non la vede nessuno. Il padre, la sera preoccupato, comincia a chiedere informazioni di questa ragazzina, e il corpo viene trovato 2 giorni dopo. Il 3 di giugno il corpo di Serena Mollicone viene trovato in una radura di un bosco, appunto, una zona malfamata, una zona frequentata dalle coppie clandestine e dagli spacciatori. Tutto questo fa pensare che magari c'è qualcosa di losco nella vita della ragazzina. Passa qualche giorno, cominciano subito le indagini, ma le indagini, ora, per noi esterni, le indagini, ok, stanno indagando, sicuramente stanno facendo il loro lavoro. Magari per l'occhio attento delle ospiti di questa sera, già le indagini promettevano qualcosa di non troppo corretto. La cosa che io ho trovato più aberrante nel libro è stato che durante il funerale della ragazzina, il papà, in un momento di estremo dolore, viene prelevato dai carabinieri per un interrogatorio in caserma. Ovviamente questo interrogatorio in caserma ha una funzione specifica, quella di far sospettare il padre, quindi l'opinione pubblica si erge a giudice morale e tutti pensano che il papà sia stato l'artefice di questa uccisione. Io chiederei alla dottoressa Nardoni se mi aiuta a ricostruire brevemente le vicende giudiziarie dal 2002 al 2016, fino, insomma, al... Quanto tempo abbiamo? No, ma molto brevemente, perché è molto più brava di me, sicuramente conosce meglio la storia, quindi molto brevemente sì, mi fai i vari passaggi delle varie persone che sono state coinvolte in questa vicenda.
Io vorrei specificare innanzitutto che per quanto riguarda l'immagine di Guglielmo Mollicone che viene prelevato durante la veglia funebre della propria figlia durante il funerale, e che è un'immagine che ha segnato per sempre la vita dell'uomo e dell'intera famiglia, perché agli occhi dell'Italia è rimasto ed è sembrato sicuramente colpevole. Purtroppo nella sentenza di primo grado i giudici hanno ritenuto che questo non rientri in una delle ipotesi di depistaggio che l'accusa aveva prospettato a carico del maresciallo Mottola. E nel libro noi quindi forniamo entrambe le versioni che sono risultate dalla lettura degli atti, e quindi sia la deposizione del capitano che ha dichiarato che non si sa bene l'ordine da chi sia stato impartito, ma non dal maresciallo Mottola, di prelevare Guglielmo, sia una dichiarazione del procuratore che naturalmente dice che nessuno della procura ha mai autorizzato di prelevare un uomo durante il funerale e che non l'avrebbero fatto nemmeno se fosse stato colpevole. Il processo di Serena Mollicone, dico il processo di Serena Mollicone perché all'inizio è stato fatto un processo a questa ragazzina, quindi sul telefono cellulare viene trovato il numero del diavolo e così si comincia ad indagare sulla pista satanica. Ci sono trasmissioni televisive come Porta a Porta che parlano della pista satanica, viene battuta la pista della prostituzione. E quindi in quest'ambito così un po' di penalizzazione della vittima, perché si voleva far credere che non fosse una ragazzina come tante, che quindi amava vivere, usciva con gli amici, suonava nella banda del paese, frequentava la scuola, comincia a instaurarsi il dubbio sulla stessa vittima, e noi lo riportiamo dal libro. E da qui il passaggio è breve e viene attenzionato Carmine Belli. Infatti con la dottoressa Bruzzone noi ripercorriamo l'intera vicenda processuale di Serena, partendo proprio sia dal 1 giugno, dal ritrovamento del cadavere, ma anche dal processo che viene fatto a Carmine Belli. Carmine Belli che si trova ad essere l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, perché vede Serena discutere, vede Serena discutere con un ragazzo biondo mesciato. E ciò che nel libro sottolineiamo è che di questo ragazzo mesciato si perdono le tracce. Improvvisamente scompare, Carmine Belli va dai carabinieri il 2 di giugno, non appena scopre che la ragazzina che ha visto è scomparsa, della verbalizzazione non ce n'è traccia, il maresciallo Mottola non la fa, Carmine Belli si trova ad essere l'ultimo ad aver visto Serena Mollicone viva, e della quale descrive anche i vestiti. Questo comprendere. Scusate, non volevo condividerla anch'io per farla sentire anche ai miei amici su Facebook. Questo comprenderete che diventa un elemento indiziante fortissimo. Inizia così il processo a Carmine Belli, che 17 mesi dopo verrà arrestato, farà 17 mesi di custodia cautelare in carcere. Quando esce è un uomo completamente distrutto, provato, è stato sentito anche nel processo di primo grado e noi lo raccontiamo. Nel processo di primo grado, rispetto al processo a suo carico, Carmine Belli dichiara di aver visto Serena Mollicone il 1 giugno. Durante il processo invece che gli era stato fatto, aveva spostato la data dell'avvistamento al 31 di maggio, ma noi forniamo dei documenti che dimostrano che non è possibile che l'abbia vista al 31 di maggio, perché Serena risultava regolarmente a scuola perché stava preparando la tesina di fine anno, perché si sarebbe diplomata quell'anno. Carmine Belli così si fa il suo anno di carcere. Ad un certo punto, quando esce, viene raggiunto dal brigadiere Tuzzi, che si scusa. E qui inizia come ad entrare nel vivo della vicenda, perché naturalmente io e la dottoressa Bruzzone ci siamo occupate di questa vicenda come avvocato della famiglia.
famiglia Mollicone e la dottoressa come consulente di parte civile della famiglia Mollicone, quindi abbiamo seguito maggiormente la parte della processuale in prima persona relativa alla famiglia Mottola e altri due carabinieri che sono stati implicati in questa vicenda. Il brigadiere Tuzzi quindi entra in scena in questo modo, con le scuse a Carmine Belli. Poi però questa situazione finisce là. Qualche tempo dopo, nella caserma dei carabinieri di Arce, arriva il maresciallo Evangelista. Il maresciallo Evangelista comincia ad avvertire una situazione cambiata all'interno della caserma, perché l'assoluzione di Carmine Belli comincia a far chiacchierare nel paese. Guglielmo Mollicone, che non si è mai arreso e che ha sempre cercato la verità sulla morte della figlia, ricomincia a parlare della caserma, ad indicare la caserma di Arce come il luogo del delitto. Ed inizialmente questo maresciallo è anche infastidito che qualcuno osi puntare il dito contro i carabinieri. Però nello stesso tempo è un uomo tutto d'un pezzo, è un uomo che sa che se si deve indagare anche all'interno della propria famiglia. Ed è questo che subito dice: noi carabinieri siamo una famiglia, però ormai il clima dopo l'assoluzione di Belli era cambiato. Io vedevo che Tuzzi e Soprano erano nervosi. Quando io facevo domande sul perché ci fossero tutte queste insinuazioni sui carabinieri, loro non mi guardavano più nemmeno negli occhi. C'era anche un altro carabiniere che non era presente il 1 giugno, ma che comunque prestava servizio ad Arce il 1 giugno, che comincia a fargli capire che è sulla caserma, è all'interno della caserma che si deve indagare. Quindi Evangelista comincia ad indagare all'interno della caserma, rilegge tutte le sommarie informazioni, tutte le indagini che sono state fatte, le ricontrolla e fa due informative. Un'informativa rimane sepolta in procura per tanto tempo. Ad un certo punto però finalmente arriva sulla scrivania del magistrato e il magistrato immediatamente manda Iris in caserma. E qui si entra nel cuore del processo, perché con l'arrivo dei RIS vengono anche contemporaneamente convocati tutti i carabinieri che erano presenti quel giorno e la situazione comincia a scaldarsi, perché Tuzzi, che era presente quel giorno in caserma, sta lì ore e ore in attesa e decide di ammazzare il tempo, diciamo, telefonando alla sua amante storica. E c'è un'intercettazione tra loro due che noi nel libro trascriviamo completamente, e la trascriviamo completamente proprio per dare a tutti la possibilità di leggerla e farsi una propria idea, perché questa trascrizione, che secondo noi è lampante e sarebbe bastata da sola ad arrivare ad una sentenza di condanna, che invece non c'è stato, non viene apprezzata nella sentenza come un elemento a carico degli imputati, ma se voi la leggete sinceramente non lascia dubbi, perché Tuzzi è in caserma, chiama la sua amante storica, le dice che è lì, è in caserma ad Arce, che gli stanno per mettere le manette e che lo debbono interrogare per quella cosa là, per quella cosa di quella ragazza. E quindi secondo noi il riferimento è palese, è lampante, mentre nella sentenza questo elemento viene affermato che si sta parlando di Serena Mollicone, ma che si tratterebbe dell'intuizione di una donna. In realtà dell'intuizione di una donna c'è molto poco. Nel libro noi descriviamo perché, al di là di questa conversazione, non ci siano dubbi che Serena Mollicone sia entrata il 1 giugno in caserma e sia stata vista da Tuzzi, perché ad esempio è vero che dopo tanti anni la prima immagine di Serena Mollicone che viene alla mente è quella di questa ragazzina con la busta dell'Eurospin sul viso,
in mezzo ad una discarica. Però è anche vero che il brigadiere fornisce un elemento in meno, e cioè non descrive gli scarponcini, ma descrive esattamente la scena che ha visto, perché dice che di non averli visti. E questo per noi, lo sottolineiamo nel libro, è stato un elemento importantissimo, perché dopo tanti anni sei saputo come era vestita e conosci quella notizia non perché fa parte del tuo vissuto, ma perché te l'hanno raccontata, avresti agevolmente riferito anche che questa ragazza indossava i Dr. Martens. Comunque considerate che Tuzzi fa una rivelazione sconvolgente, perché i carabinieri si trovano che una ragazza sarebbe stata uccisa all'interno della propria caserma, e quindi è un'istituzione che deve mettersi in discussione, è un'istituzione che sicuramente avrebbe cercato di autoproteggersi, cercando il più possibile di negare l'evidenza. E invece Tuzzi viene sentito per ore e ore e ore, 7-8 ore, e i carabinieri verbalizzano tutto ciò che racconta, ed il racconto di Tuzzi, secondo noi, trova corrispondenza poi in quelle che sono state le consulenze tecniche scientifiche, perché il pubblico ministero, dopo che il giorno in cui è stato sentito Tuzzi è stata presa anche la porta contro la quale sarebbe stata fatta sbattere la testa di Serena Mollicone, incarica un medico legale che è Luminare, l'avrete sentito perché si è occupata di principali casi, quali quello di Yara Gambirasio, e stiamo parlando della professoressa Cattaneo, la quale fa la riesumazione del corpo di Serena, la reidrata, in questo modo riesce, fa un attack sul corpo per cercare di comprendere sia le modalità lesive che ne hanno determinato la morte, sia per prendere qualsiasi piccolo particolare che col passare del tempo e con tecniche scientifiche sempre più avanzate si possa recuperare. E in questo modo non soltanto si riesce a ricostruire quella che però era stata una dinamica del delitto intuita anche dal medico legale che per primo ha esaminato il corpo di Serena Mollicone, e cioè che la testa doveva aver avuto un impatto contro una superficie piana, ma si riesce a determinare che questa superficie piana è la porta della caserma di Arce. E come si riesce a determinare? Si riesce a determinare perché vengono fatti dei calchi sia del cranio di Serena Mollicone, sia del pugno di Marco e di Franco Mottola, e vengono fatte delle prove con l'aiuto anche dell'ingegner robotica che coadiuva la professoressa Cattaneo, perché comunque è un esame molto difficile. Infatti considerate che qui le competenze tecniche che vengono a connettersi sono moltissime, perché poi arriveranno anche i RIS che faranno l'analisi chimica dei frammenti del legno che sono stati trovati sul nastro che avvolgeva il corpo di Serena Mollicone. Ma noi nel libro raccontiamo anche che non c'è stata possibilità di contaminazione, come hanno dimostrato i RIS, perché quello che è stato forse l'errore degli autori del delitto, e a me piace pensare che questo sarà un delitto imperfetto, è che imbussando la testa di Serena hanno impedito la contaminazione col terreno, e quindi è come se avessero preservato le prove per le successive analisi scientifiche. Anche il nastro è stato utilizzato per formare il bavaglio asfittico che ha determinato il decesso di Serena, perché il colpo al capo non era mortale di per sé. Quindi diverse ore dopo è stato posto questo bavaglio asfittico con 5,60 m di nastro avvolto intorno al capo a tappare gli orifici respiratori, quindi naso e bocca. Peraltro bavaglio asfittico che non ha neppure una piega, e sfido chiunque di voi a mettersi a fare una cosa del genere col nastro adesivo, senza una piega, senza una stortura, nulla, proprio perfetto, sembra quasi fatto da una macchina. E certamente chi ha messo quel nastro sul volto di Serena probabilmente aveva la stessa freddezza e lucidità di una macchina, perché per riuscire a tappare la bocca di una ragazza di 18 anni che ancora respira, che non è in grado di difendersi,
sapendo bene che questo determinerà il suo decesso inevitabilmente, insomma, devi veramente avere sangue freddo da vendere sotto questo aspetto, insomma, devi assomigliare molto più a una macchina che non a un essere umano, insomma, sotto questo profilo. Però paradossalmente anche quel nastro è stato determinante, perché i frammenti trovati sul nastro e sui capelli di Serena sono di dimensioni submillimetrica, cioè vuol dire che sono talmente piccoli che non sono visibili a occhio nudo. Quindi chi ha posto il nastro letale su Serena non si è accorto che c'erano dei frammenti, peraltro risultati in tutto e per tutto identici, ossia compatibili, ma perfettamente compatibili con tutti gli strati della porta. Avete presente quelle porte lamellari, multistrato, no? C'è il telaio, ci sono una serie di materiali, sono tutte miscele di legni chiaramente. Guarda caso, tutto il materiale repertato sul nastro e sui capelli è perfettamente compatibile con tutti gli strati di quella porta, non di una porta, di quella porta sequestrata dentro la caserma di Arce, per tutti gli strati interessati dal danno. Quindi c'è lo strato superficiale, lo strato più interno, lo strato del telaio, tutti gli strati che producono, insomma, che hanno quel tipo di materiale sono rappresentati all'interno dei frammenti esaminati dal RIS, guarda caso. Curiosa coincidenza, insomma, no? Anche questa. Scusa se ti ho interrotto, ma era un passaggio che mi premeva fare adesso, insomma, perché è un elemento fondamentale. Tuzzi, nell'intercettazione con la Toriero, sua amante storica, sono 10 anni che questi due hanno una relazione clandestina. La Toriero non era solo l'amante di Tuzzi, ne era la confidente. Tuzzi parlava con pochissime persone, purtroppo neanche con la sua famiglia, che era totalmente all'oscuro di quello che era la sua attività lavorativa per loro stessa missione in dibattimento. Ma con la Toriero parlava e come? E quella intercettazione telefonica che avviene prima che Tuzzi venga sentito, siamo sempre al 28 marzo 2007, momento in cui, scusami, 2008, momento in cui vengono convocati tutti quelli che hanno a che fare in qualche modo con la caserma di Arce per essere sentiti a sommarie informazioni come testimoni all'interno della caserma di Arce, mentre il RIS di Roma è all'opera nell'appartamento al piano di sopra per fare una ricerca tracce. Quindi è una situazione molto particolare che il RIS dei Carabinieri sia attivo in una caserma a ricercare tracce di un omicidio, credo che sia una roba che non avrebbe saputo immaginare neanche il più spregiudicato degli sceneggiatori. Quindi situazione particolarmente attivante dal punto di vista psicologico per tutti i protagonisti di questa storia. Ebbene, lì c'è Tuzzi e c'è anche il suo ex compare, ex, come si chiamano loro? Comare, no? Come si chiama? Comare? Compare, insomma, una roba del genere. Comunque era, è un modo per dire un'amicizia particolarmente intensa e intima. Soprano, che è attualmente uno degli imputati al processo. Lui, Soprano, è già in corso, diciamo, di audizione, come sommare informazioni, lui sta aspettando il suo turno. Nel mentre si sente con la Toriero, non lo sa, ma è già intercettato anche lui, perché la procura di Cassino, quando gli arriva in mano la seconda informativa del comandante Evangelista, in un batter di ciglia, dispone tutta una serie di accertamenti, tra cui l'intercettazione di tutta una serie di utenze, tra cui quella di Tuzzi. Quindi lui non sa di essere intercettato quando parla con la Toriero. Dopo probabilmente comprende di essere intercettato, ma in quella conversazione lui non lo sa, quindi è perfettamente genuino. Che cosa dice la Toriero? Peraltro non sta subendo pressioni da nessuno, perché da solo è in caserma, ma è da solo. Certo, al piano di sopra c'è il RIS di Roma, quindi probabilmente non è propriamente la situazione più comoda del mondo, insomma, no? Si sente con la Toriero e gli dice, mi sa che stavolta mi devono mettere le manette. E questa rimane un po' interdetta, dice, ma perché? È perché ha litigato con quella persona? Il riferimento è alle denunce che Tuzzi e Soprano avevano fatto nei confronti del comandante Evangelista, denunce che poi si sono rivelate del tutto prive di fondamento e sono state archiviate, denunce che a nostro modo di vedere, ma anche a modo di vedere di Evangelista, lo ha detto chiaramente, erano destinate a far sì che Evangelista risultasse incompatibile dal punto di vista ambientale e venisse trasferito. In realtà vengono trasferiti Tuzzi e Soprano dalla caserma di Arce, Evangelista resta lì. A quel punto, e lui gli dice, no, è per quello che è successo prima, qua, in caserma. E lei, quella ragazza? E lui annuisce.
fa chiaramente riferimento a qualcosa che è successo prima di Evangelista, quindi parliamo degli anni precedenti al 2004, a una ragazza che lui sa benissimo chi è, perché lui è lì per parlare di Serena Monicone, non per parlare genericamente di qualcosa che non si sa. Lui viene convocato per parlare dell'omicidio di Serena Monicone, non per altro, ed è in caserma, non è al bar. Quindi quando parla di qua e quando parla di quella ragazza, non credo che ci possano essere molti dubbi sull'interpretazione di queste poche, scarne affermazioni, che sono la chiave del processo, carissimi. Ed è l'elemento su cui la sentenza di primo grado è particolarmente carente, perché non spiega in maniera reale, approfondita e circostanziata quel passaggio che è lampante. Solo dopo, quando sarà davanti al magistrato e ai suoi colleghi, Tuzzi, quello stesso giorno, quindi 28 marzo 2008, affermerà, perché nessuno si aspettava che Tuzzi facesse quelle dichiarazioni quel giorno, cioè dicesse che il primo giugno del 2001 Serena Monicone avesse fatto il suo ingresso in caserma nella tarda mattinata. Nessuno si aspettava una dichiarazione del genere. Quindi va da sé che se io non mi aspetto che tu dica una cosa, non posso neanche forzarti a dirla. Perché proprio nessuno si immaginava che Tuzzi raccontasse una cosa del genere. Considerate che l'intercettazione viene colta successivamente all'esame, diciamo, alla SIT di Tuzzi, cioè alle sommarie informazioni. Quindi quell'elemento lì per lì non è un elemento che viene utilizzato nell'interrogatorio di Tuzzi, verrà utilizzato dopo. Quindi è molto importante anche la lettura temporale di questi accadimenti, perché ci restituiscono probabilmente l'unica dichiarazione davvero veritiera di Santino Tuzzi, che obiettivamente, questo noi lo spieghiamo nel libro, capitolo su Tuzzi, un capitolo molto duro di questo libro, non che gli altri siano da meno, però diciamo che la visione di Tuzzi, la narrazione sulla storia di Tuzzi è sempre stata molto benevola, anche a livello mediatico. Al nostro modo di vedere va un po' spostata quella narrazione, cioè bisogna un po' scansarla, perché in realtà Tuzzi non poteva aver dimenticato di aver visto Serena quel giorno. Tuzzi incontra Guglielmo Monicone la sera della scomparsa di Serena, neanche in quell'occasione gli ha detto: oh, ma come, l'ho vista oggi qua. Neanche in quell'occasione. Questo dato viene fuori quasi 7 anni dopo. Tuzzi non ha dimenticato. Tuzzi non ha parlato. Perché? Non lo sapremo mai con assoluta precisione, perché questo segreto se l'è portato nella tomba quando si è suicidato, perché non ci sono dubbi che quello sia un suicidio. Ma non si suicida certo per le pene d'amore con la Torriero, siamo seri. Si suicida perché si convince che quelle manette stavolta gliele metteranno davvero, perché lui diventa l'ultimo ad aver visto Serena Monicone. Quindi l'11 di aprile del 2008 rivolgerà quell'arma contro di sé, dopo aver minacciato i suoi ex colleghi, fondamentalmente della stessa caserma, di non avvicinarsi perché altrimenti gli avrebbe tirato un colpo in testa. Ok? E sa anche che fine ha fatto l'ultimo, certo, che ha detto di aver visto Serena Monicone. Ossia Carmine Belli. Vi ricordate il passaggio che vi ha detto prima l'avvocato Nardoni relativamente al fatto che quando Belli viene assolto e scarcerato si trova davanti a casa Santino Tuzzi, che gli dice, peraltro con cui non ha particolari rapporti né di amicizia né di conoscenza, se non banalmente superficiali, che gli si para davanti e gli dice scusa e se ne va? Per quale motivo Santino Tuzzi doveva avere questo impulso? Delle indagini su Belli non se ne occupò la caserma di Arce, quindi sulla detenzione ingiusta di Belli certamente Santino Tuzzi non poteva ritenersi responsabile, a meno che il fatto di non aver parlato, ossia non aver detto che Serena alle 11, 11 e un quarto era in caserma e quindi a quel punto Belli veniva scagionato automaticamente, ovviamente questa mancata affermazione da parte di Tuzzi è certo che ha compromesso la vicenda giudiziaria del povero Belli, certamente. Era per questo che è andato a chiedergli scusa? Diciamo che è uno scenario piuttosto suggestivo. Non vedo altre motivazioni plausibili. Questo è il problema. Tuzzi sta zitto per 7 anni. Sta zitto per 7 anni. Io non credo per coprire chissà quali magheggi o raggiri, semplicemente perché credo che fondamentalmente quella caserma per lui era in qualche modo mantenere quella caserma fuori dal chiacchiericcio, fuori dall'attenzione mediatica e giudiziaria, voleva dire anche proteggere i suoi di segreti.
non ultimo quello della relazione extraconiugale con la Toriero, che era già in essere, chiaramente, quando Serena Mollicone è stata assassinata. Però è anche vero che nel momento in cui ha parlato si è creata una situazione tale che dal 28 marzo che ha fatto la prima dichiarazione viene risentito il 9 aprile, l'11 si suicida, quindi probabilmente si sono anche innescati dei meccanismi che non sappiamo, che non conosciamo. Che non conosciamo, ma in qualche modo possiamo ipotizzare. Lui peraltro a questo punto si rende conto di essere intercettato, cambia scheda telefonica, quindi un passaggio che chiaramente la dice lunga, no? Sul fatto che a questo punto è ben consapevole che il focus è su di lui, perché altrimenti se io non ho niente da nascondere, so di essere intercettato, il mio numero è questo, continuo a chiacchierare tranquillamente, non ho bisogno di cambiare scheda telefonica, siamo d'accordo su questo? Cioè, mi puoi intercettare quanto ti pare, se io non ho niente da nascondere, anzi, ancora meglio, avrai modo di verificare che non sto celando nulla. Il fatto di cambiare scheda telefonica da uno che indossa una divisa da 25 anni non mi è proprio simpaticissimo come scenario, onestamente, no? Quindi, però, ripeto, quello che volevamo far comprendere è che difficilmente la figura di Tuzzi può essere beatificata. Ok? È una figura controversa che probabilmente, io questo l'ho detto in dibattimento, quindi non ho alcun problema a ribadirlo davanti a voi, e abbiamo scritto anche questo nel libro, probabilmente se fosse sopravvissuto sarebbe insieme agli altri 5 imputati in questo processo. Perché essenzialmente noi... Non certo parte civile, insomma. Essenzialmente noi nel nostro libro non beatifichiamo nessuno, perché noi raccontiamo i fatti come sono accaduti. E quindi non è che dipingiamo qualcuno come il buono, qualcuno come il colpevole. Noi abbiamo letto gli atti processuali, ve ne offriamo una copia, naturalmente una copia scritta da un avvocato e da un criminologo, per cui ognuno di noi ha fatto prevalere in alcuni passaggi quello che è la sua professionalità. Certo, anche la nostra convinzione si percepisce e si legge nel libro, ma è una convinzione che ci siamo fatta sulla base della lettura degli atti, non ce la siamo fatta a priori. No, questo è, però cioè, anche questa chiave di lettura per certi versi a noi di parte civile potrebbe anche essere scomoda, perché Tuzzi veniva considerato comunque un elemento determinante, e lo è, parliamoci chiaro, ma per noi lo è, non perché vada in qualche modo addolcita e abbellita la sua posizione, lo è proprio perché la sua morte è la prova che aveva detto la verità, perché quella morte arriva, la decisione di togliersi la vita arriva quando lui capisce che quell'affermazione, peraltro precedente a quando è stato sentito, perché quello che preoccupa Tuzzi secondo me non è tanto le dichiarazioni che ha reso il 28 marzo davanti ai magistrati o il 9 aprile, il problema è l'intercettazione con la Toriero. Quella non è superabile, mettetela come volete, ma non è superabile, perché nell'interrogatorio hanno detto, beh, gli hanno fatto pressione, e obiettivamente gliel'hanno fatta, sì, è un interrogatorio, quello del 9 aprile, durissimo, certamente, nessuno lo nega questo, ma il problema non è il 9 aprile, e neanche il 28 marzo per certi versi, il problema di Tuzzi è l'intercettazione con la Toriero, che quella non c'è sta pressione che tenga, perché sta parlando con l'unica donna con cui si è mai confidata in vita sua, probabilmente. Che si mostra estremamente consapevole di una serie di cose che poi in dibattimento, diciamo, non spiegherà. Tant'è vero che c'è un capitolo dedicato proprio all'esame dibattimentale della signora Toriero, perché riteniamo che sia davvero importante comprendere che tipo di risposta abbia dato questa signora in quel frangente. Ok? Perché te la dice lunga. La sentenza di primo grado, quando lei nell'intercettazione... quando lui dice quello che è successo qua prima e lei dice quella ragazza, dice che ha avuto una cosa, felice intuizione. Una felice l'intuizione di una donna. Di una donna, un'intuizione? Quale intuizione? Cosa posso intuire? Come posso venirmi in mente che in una caserma possa essere successo qualcosa di male a una ragazza? In quale cervello umano può mai balenare una circostanza di questo tipo? Beh, noi donne siamo intuitive. Caspita, una caserma, ragazzi, la caserma dovrebbe essere un luogo per definizione dove ci si va per chiedere aiuto e ricevere tutela, non una situazione in cui qualcuno possa aver subito qualche aggressione. Quindi come fa ad avere un'intuizione che è successo qualcosa di male a una ragazza in caserma? Che intuizione è? Che base logica ha un'intuizione del genere? Non è intuizione, al nostro modo di vedere è piena conoscenza e cognizione dei fatti. E in quella direzione noi stiamo andando
più, diciamo, determinati che mai, perché quella risposta, a nostro modo di vedere, è la chiave di questo processo. Anche perché c'è una scansione temporale precisa che descriviamo nel libro, quindi 28 marzo con un tranello Tuzzi si convince che i RIS abbiano trovato qualcosa, ma effettivamente non avevano trovato nulla, fa questa dichiarazione. L'8 aprile c'è un'intercettazione ambientale con Quatrale, che è un altro dei coimputati nel processo, che misteriosamente sparisce, non si sa come, viene recuperata soltanto dopo anni. Il 9 aprile viene sentito e smentisce quello che ha detto dai carabinieri, cioè che ha detto smentisce il 28 marzo, poi, poi parla col magistrato e riconferma, e l'11 si suicida. Quindi secondo noi tutti questi eventi sono naturalmente, logicamente connessi tra loro. E poi ciò che ci ha sempre colpito è che questa intercettazione ambientale con l'amante si sposa perfettamente con i risultati delle consulenze scientifiche che sono state fatte da RIS sul legno della porta, sui capelli, su tutto. La forma del danno sulla porta perfettamente compatibile con la porzione del cranio di Serena interessato dal danno da impatto, guarda caso. Cioè va tutto, se noi adottiamo questa chiave di lettura, cioè la responsabilità dei 5 imputati, quindi in ipotesi, l'ipotesi accusatoria, guarda caso, parliamo di ipotesi perché stiamo facendo, il primo processo si è concluso con l'assoluzione di tutti, è bene ribadirlo, in appello chiaramente noi ribadiremo le argomentazioni accusatorie e c'è anche qualche sorpresa, ma questa la scoprirete solo dopo il 26 di ottobre, e però guarda caso se adotti quel punto di vista, se adotti quella prospettiva, tutti i pezzi di questo complesso puzzle vanno in maniera molto armoniosa al loro posto, cioè va tutto nella stessa direzione. Certo, se consideri tutto questo corposo compendio di elementi in maniera complessiva, se cominci a spacchettarli un pezzo di qua, un pezzo di là, può darsi che questa visione diventi meno nitida, questo sicuramente è possibile, ma noi faremo in modo che i giudici di secondo grado abbiano modo di leggere tutti questi elementi in maniera, diciamo, più organica rispetto a quello che hanno fatto i giudici di primo grado. Però ci sono 3-4 capisaldi che sono davvero, a nostro modo di vedere, insuperabili, quindi abbiamo voluto scrivere questo libro adesso, in corso di processo, perché il libro parla di un processo che ancora deve definirsi, noi ci auguriamo in maniera diversa dal primo grado, senza diciamo tanto girarci intorno, però è indubbiamente un libro che racconta dei fatti, delle circostanze cristallizzate, a prescindere da quello che sarà il finale di questa storia, qui c'è esattamente quello che è successo, poi il lettore potrà farsi la sua idea, che potrà anche non coincidere con quella dei giudici, per amor del cielo, questo, noi siamo su un piano diverso chiaramente, però queste sono informazioni oggettive, sono le parole dei protagonisti, c'è qualcosa che è insuperabile, poi ripeto, ognuno può decidere di mettere in fila gli elementi a modo suo, ma gli elementi sono questi, quindi alcuni vi assicuro che sono particolarmente complessi da superare. E siamo solo nel 2008. Sì. Siamo solo nel 2008. Ma perché poi da lì, con la morte di Tuzzi, quello che sembrava inizialmente un passaggio determinante, non ce lo nascondiamo, sicuramente quando Tuzzi racconta di aver visto Serena quel giorno, peraltro rendendo una descrizione aderente, peraltro anche raccontando di aver visto una porzione di Serena ma non gli scarponcini, perché dal punto di visione che aveva, diciamo dal piantone, obiettivamente una porzione, cioè la parte inferiore degli arti, non poteva vederla, quindi c'erano degli elementi che erano anche genuini sotto questo aspetto, e lì chiaramente quella testimonianza aveva, insomma, infiammato gli animi degli investigatori. Poi la morte di Tuzzi, tutta una serie di controversie, le dichiarazioni ritrattate, poi riaffermate, insomma questo balletto anche di dichiarazioni indubbiamente aveva un po' lasciato perplessa la procura. Già c'era stato un caso precedente con l'assoluzione di Belli, diciamo, di un soggetto ingiustamente perseguito, ragion per cui la procura, per certi versi anche in maniera comprensibile, decise all'epoca di fermarsi, in attesa che sorgessero nuovi elementi. Quando presentò la richiesta di archiviazione la procura di Cassino, la famiglia Mollicone, in particolare l'avvocato di Guglielmo Mollicone, si oppose. Opponendosi, fece una ricostruzione dei fatti molto dettagliata che convinse il GIP a disporre tutta una serie di ulteriori accertamenti, che sono quelli che hanno portato all'attuale processo. Tra i vari protagonisti.
tra i vari protagonisti poi c'è la famiglia Mottola, il maresciallo Franco Mottola e il figlio Marco. E la moglie. E la moglie, sì. Ci potete raccontare qualcosa? Allora, innanzitutto Franco Mottola era il maresciallo della caserma dei Carabinieri era di Arcio. Era il comandante della caserma di Arcio all'epoca in cui Serena viene assassinata. Il figlio era più o meno coetaneo di Serena. Serena conosceva questo ragazzo, era un ragazzo con un trascorso di dipendenza e... ma anche con l'attuale. No, non dipendenza, nel senso, aveva lasciato la scuola, viveva diciamo un po' in maniera insomma un po' disordinata e faceva consumo di stupefacenti. Queste sono circostanze che sono acclarate dal processo. I Mottola fanno una conferenza stampa nel 2020. Franco Mottola dice che lui parlerà, risponderà a tutte le domande, ma solo in tribunale. Ma poi si cambia, va così? Poi cambia idea. Non va così. Voi... Sì. Se no io divento radioattiva. Poi diventa pericoloso anche per voi. Sì, all'inizio, poco prima del processo, viene indetta una conferenza stampa, quindi tutti i giornalisti presenti si aspettavano di poter fare delle domande alla famiglia Mottola che era presente con gli avvocati. Invece viene fatta una dichiarazione nella quale Franco Mottola dice che risponderanno soltanto davanti ai magistrati, perché loro rispettano i magistrati e quindi risponderanno soltanto davanti alla Corte. Poi ci sono tutta una serie di dichiarazioni che precedono l'esame dei Mottola, che sono delle vere e proprie propositi di battaglia. L'imputato innocente si sottopone sempre ad esame, l'imputato innocente rende dichiarazioni. Arriviamo al giorno dell'esame. Il giorno dell'esame viene fatta una richiesta istruttoria che tecnicamente si chiama inversione dell'onere della prova e quindi si chiede di poter iniziare l'esame non con le domande del pubblico ministero ma con le domande degli avvocati. Della difesa di della Marco difesa Mottola, normalmente. Perché inizia Marco, è lui ad aprire le danze. Marco Mottola è il primo a sottoporsi a esame. Il figlio, che poi sempre è stato il principale indiziato. Marco Mottola comincia a rispondere alle domande ed è perfetto, ammette... Alle domande dei suoi avvocati. Ora, noi sul punto onestamente abbiamo detto nel libro, cioè fino a quel momento il processo non è che avesse avuto un clima proprio serenissimo tra accuse e difesa, ok? Non c'era proprio un clima di fattiva collaborazione tra le parti, anzi c'erano anche insomma momenti di grande tensione, Questa richiesta di inversione dell'ordine, dell'esame dell'imputato è oggettivamente un vantaggio per la difesa, perché nel momento in cui vado in esame diretto, questo risponde a una serie di domande, è un po' più complicato riproporgliele. Non gliele puoi riproporre. Così, devi fare un po' di giretti, perché proprio diretti così non glielo puoi più. Quindi se risponde e la Corte ritiene che abbia risposto adeguatamente, quella domanda te la sei bruciata, tu controparte. Quella è una facoltà che chiaramente la procura poteva tranquillamente rifiutare. Cioè è stata una proposta, perché l'onere della prova prevede che sia la procura a iniziare l'esame. Cioè se tu imputato sottoponi esame, inizia l'accusa, poi la parte civile e poi la difesa e poi ridai il controesame, ok? Ora, col clima che c'era in quel processo, onestamente noi siamo rimasti un po' colpiti dalla decisione di accettare quella proposta. Però, noi personalmente non l'avremmo mai fatto, no. Mai. Non ti cederò mai un vantaggio di questa portata, siamo... con un soggetto che non ha mai risposto a nessuna domanda, perché si sono sempre avvalsi della facoltà di non dire se il pugno alla porta effettivamente era compatibile col pugno che avevano detto di aver dato, prima uno, poi l'altro, poi alla fine si era addossato il padre in una rocambolesca serie di versioni. Guarda caso, si sottopongono al prelievo del calco, quindi del pugno, alla domanda posta dalla PM e dalla Cattaneo, dalla professoressa Cattaneo: ci racconta come ha dato questo pugno, così noi possiamo fare una simulazione e verificare se il segno è compatibile. Che cosa fanno entrambi secondo voi? Si avvalgono della facoltà di non rispondere. Cioè, in un momento, peraltro, io questo lo ribadisco, lo sottolineo, l'ho detto anche in dibattimento, l'ho scritto nel libro a chiare lettere, quell'accertamento avrebbe potuto toglierli
d'impiccio subito, perché nel momento in cui avessero descritto compiutamente la dinamica del pugno e questo risultava perfettamente compatibile col danno sulla porta, noi al processo non ci saremmo proprio arrivati. Ok? Quindi era un accertamento che poteva essere assolutamente a beneficio loro. Invece si avvalgono della facoltà di non rispondere. Tutto questo poi in dibattimento, Marco Mottola sulla questione pugno è il momento in cui la procura fa 3-4 domande e lì addirittura la difesa di Mottola revoca la disponibilità a rendere esame. Io in 25 anni di corte d'assise non ho mai visto un imputato che aveva dato l'ok per rendere esame sospenderlo. Mai, mai. Quindi il padre, che nella famosa conferenza stampa aveva detto bla bla bla, anch'io risponderò soltanto davanti ai giudici e a tutte le parti, e beh, poi dopo quel giorno ha cambiato idea. Però voi non potete immaginare lo sconcerto, perché la procura aveva accettato proprio per dare la possibilità, per sentire effettivamente quello che aveva da dire Marco Mottola, perché comunque l'esame dell'imputato è una garanzia per l'imputato. Significa che tu hai la possibilità di raccontare la tua versione dei fatti. E voi vi immaginate, avevamo fatto già 2-3 ore, forse di più, di esame. L'avvocato aveva iniziato dagli Spinelli in età giovanile, tutta una ricostruzione. Dalle calende, dall'asilo praticamente. Arriva il pugno di Marco. Si alza in piedi l'avvocato, ti impongo di non rispondere. Cioè, capite? Sul punto centrale del processo, prendi esame, mi hai raccontato anche quante volte davi bagno quando andavi a scuola elementare, ma quell'aspetto lì non me lo racconti, che è il punto centrale del processo. E va tutto bene così? E tu, corte d'assise, per te va tutto bene così? E noi ci siamo un po' divertite nel libro ad evidenziare che prima avevano fatto questi proclami. Per carità, ne ha facoltà di interromperlo, si può fare, certamente sì, non sto dicendo che è avvenuto qualcosa che il codice non prevede, ma è qualcosa che non succede praticamente mai. In più, tu, corte d'assise, ma la vorrai anche valutare la condotta processuale di questi soggetti oppure no? E come mai Marco Mottola... Succede quello che succede durante l'esame, viene sospeso alla questione pugno, che è il punto centrale del processo. E che cosa fa Franco Mottola, 30 anni, 35 anni in divisa, passati in divisa? Rinuncia a rendere esame e legge delle spontanee dichiarazioni. Legge, foglietto. Le abbiamo riportate, ce l'avete nel libro. Però legge bene. Si vede che verosimilmente, insomma, si sarà anche un po', insomma, preparato, avrà fatto, insomma, un po' di prove, ci immaginiamo, perché era molto fluido, ma lei ha letto proprio sillaba per sillaba e finalmente ha fornito una versione del fantomatico pugno. Ovviamente se uno legge spontanee dichiarazioni non si possono fare domande. Ma anche qui le spontanee dichiarazioni, lo dice stesso il termine, che dovrebbero essere spontanee e danno la difficoltà che non consentono all'avvocato di aiutare il cliente, nel senso che se il cliente dimentica di dire un passaggio importante nell'esame, tu puoi fare la domanda nelle spontanee dichiarazioni, no? Ma se le leggi, sono spontanee? Non ti puoi sbagliare, diciamo un po' spintanee, ecco, più che spontanee, un po' spintanee, nel senso che la spontaneità nella lettura la vedo un po' faticosamente, però lui ha letto delle dichiarazioni sotto forma di spontanee dichiarazioni, per carità, magari avrà preferito fare così per ricordarsi tutti i passaggi, nulla questio, però le ha lette, e finalmente ci dà una versione del fantomatico pugno, che a nostro modo di vedere è totalmente, ancora meno conciliabile di quella precedente. Ok? Quindi vedremo nel processo di appello su questa fantomatica dichiarazione che arriva solo alla fine del processo di primo grado, non durante l'indagine preliminare quando gli venne chiesto ci dice come è stato dato questo pugno così verifichiamo se è compatibile col danno oppure no. No, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Diciamo che, insomma, in dibattimento, prima alla conferenza stampa, noi risponderemo solo davanti ai giudici, noi faremo questo, tutte le domande, bla bla bla. Oh, poi ha cambiato idea, eh? Come mai ha cambiato idea? Diritto previsto dal codice di per carità, nessuno dice che non potesse farlo, però è quanto mai curioso. Ma come? Dicevi che non vedevi l'ora di raccontare tutta la storia davanti ai giudici, a rispondere davanti alla parte, ci hai fatto una conferenza stampa praticamente per dire risponderò solo davanti ai giudici. Allora fammi capire, quella conferenza stampa a cosa è servita? Come mai hai cambiato idea solo dopo
diciamo, l'andamento rocambolesco dell'esame dibattimentale del figlio? Curioso anche qui, voglio dire, è una condotta processuale premiata o da premiare? Sì. A nostro modo di vedere no, secondo la Corte d'Assise di primo grado problematiche, no, ma per carità, gli avvocati fanno le loro strategie e sono stati difesi benissimo. Signora, guardi, ma io faccio l'avvocato. Sono stati difesi benissimo, io non sto mettendo in discussione questo, anche in maniera coraggiosa, perché alcune scelte farle in un processo di questo tipo non è neanche stato banale, quindi io non sto dicendo, non metto in discussione la strategia difensiva, ci sta assolutamente. Quello che metto in discussione è tu che per 35 anni hai indossato una divisa, quindi sei un po' diverso da un cittadino normale. Questa è un po' la visione che abbiamo noi, per carità, perché dovresti aver acquisito anche una certa mentalità e anche una certa propensione, no, alla legalità. Quello è un processo per omicidio in cui tu sei praticamente la figura centrale, gioco forza. Per carità, signora, questo sta dicendo lei, non stiamo dicendo nulla del genere, però è quanto mai singolare che una persona nella tua posizione, con una divisa addosso da 35 anni, in un momento di quel tipo dove tu stesso hai più volte ribadito in quella circostanza che risponderai solo davanti ai giudici, è bastata una mezza domanda scomoda a tuo figlio per farti cambiare idea? Ma a me no. E questo è l'elemento che ci ha fatto un po', francamente, così, riflettere. A me soprattutto la parte in cui il portavoce dice che l'imputato innocente si sottopone ad esame. Sì, noi anche qui abbiamo riportato fedelmente le parole di tutti i vari protagonisti, perché alcuni passaggi, devo essere sincera, sono molto gustosi, letti in retrospettiva, insomma. Per cui ve li abbiamo offerti nel libro, in una ricostruzione in certi momenti anche un po' pungente, mettiamola così, ma assolutamente corretta, perché quelle sono le parole letteralmente pronunciate. È anche molto cruda. Sì, abbiamo raccontato le cose come sono andate, c'è un capitolo dedicato proprio alla criminodinamica e alle caratteristiche di chi ha commesso questo brutale omicidio, che non vi risparmia nessun dettaglio. Anche l'immagine che avete scelto, seppur non faccia vedere nulla in particolare, è veramente cruda. Sì, abbiamo mostrato solo quello che era mostrabile, chiaramente, cercando sempre di tutelare la povera Serena sotto questo aspetto. Però, ripeto, è un libro che anche tratta cose abbastanza complesse, ma è reso in maniera, cioè l'abbiamo scritto come se fosse un romanzo, quindi in maniera molto fruibile e con un ritmo, devo dire, incalzante. Tutti quelli che l'hanno letto, per fortuna sono tantissime persone, ci hanno restituito anche questo, nonostante i contenuti sulla carta tecnici molto, diciamo, anche un po' complessi, in realtà abbiamo raggiunto l'obiettivo di renderli appassionanti e anche comprensibili a chi magari non necessariamente ha un background giuridico o tecnico scientifico. E poi soprattutto il sottotitolo esprime il nostro pensiero e la nostra speranza e convinzione che la verità vada oltre l'inganno, e in quella direzione cercheremo di accompagnarla. Immagino vi abbiano informato che senza libro non potete uscire dall'aula, sì, ve l'hanno detto, no? Anche perché penso che gli farete l'autografo. Sì, c'è il firmacopio, facciamo qui? Quindi se volete siamo qui. Posso farvi un'ultima domanda? Quando siete stati coinvolti voi nel caso di Serena Mollicone? Prima lei. E ad oggi, 1 ottobre 2023, qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte. Siamo pronte per il processo d'appello, che è fissato per il 26 di ottobre, quindi ormai è imminente. Sicuramente non l'unica. Ormai siamo in addirittura d'arrivo. E poi sinceramente siamo coinvolte perché io non riesco a togliere dalla mente l'immagine che è andata su tutti i telegiornali del corpo di questa ragazza buttata nella discarica. Io nella mente ho scolpite due immagini, questa e il padre prelevato dal funerale. E prima di occuparmi di questo caso, vedendo il padre prelevato dal funerale, che è stato poi, diciamo, scagionato subito perché le accuse si sono indirizzate su Belli, io pensavo immediatamente che fosse il colpevole. E forse sia io che Roberto abbiamo deciso di occuparci di questo caso, di scrivere questo libro, perché deve essere fatta giustizia. C'è anche tutta la parte del famoso prelevamento di Mollicone durante il funerale. Ci sono tutti i vari passaggi che portano a quella decisione e le controversie su quella decisione.
C'è anche la storia di un uomo che ha rischiato di fare la fine di Belli, esatto, perché nell'immediatezza ha detto che il colpevole era Marco Mottola, si è trovato con 3 perquisizioni in casa. Con tanto di testimonianza. Quindi, ripeto, un testo che vi consiglio di leggere, ma non prima di andare a dormire. No. No, parte attiva, no, parte attiva non l'abbiamo mai ipotizzato. Allora, preso da questo rimorso è una possibile chiave di lettura. Che abbia parlato dopo tanti anni per un possibile rimorso è una chiave di lettura. Io personalmente però non mi sento, diciamo, di privilegiare questa, però certamente ci può stare. Noi riteniamo che Tuzzi, più che da preso dal rimorso, abbia parlato perché, temendo che Riis trovasse qualcosa, a quel punto, quel giorno, lui era in caserma e quindi era meglio ritagliarsi una posizione da testimone che non da coimputato. Tuzzi è Io temo che sia più questo il ragionamento che ha fatto Tuzzi. Però guardi, le mancano alcuni passaggi, perché Tuzzi parla, racconta di aver visto Serena e si aspetta che anche l'altro suo collega che era lì con lui confermi. Cosa che invece non fa. Ma è che anche in questo... E lui si trova da solo. Sì, ma anche in questo breve lasso di tempo non abbiamo potuto contestualizzare, come invece facciamo nel libro, il fatto che comunque Tuzzi era un carabiniere in servizio il 1° giugno, quindi era un brigadiere. Sì, un brigadiere. Brigadiere Tuzzi, sì. C'è tutta una contestualizzazione dei fatti che noi nel libro descriviamo con precisione, che qui adesso per il tempo non abbiamo potuto fare. Quindi dire... Quello che però ci premeva era distinguere nettamente la figura di Serena Mollicone, che è la vittima di questa vicenda, con quella di Santino Tuzzi, perché a mio modo di vedere, personalmente, io ritengo che non siano accostabili, che sia proprio scorretto metterli sullo stesso piano. Santino Tuzzi non è vittima di questa vicenda, Santino Tuzzi è vittima di se stesso e di una serie di decisioni sbagliate che ha sicuramente preso e che a un certo punto ha dovuto affrontare. Ma Serena Mollicone ha una posizione completamente diversa, quindi Santino Tuzzi, ripeto, se oggi fosse in vita, a mio modo di vedere, con le situazioni che ci sono, si sono sviluppate poi, non sarebbe certo parte civile, ma sarebbe, o neppure testimone, sarebbe coimputato. Infatti è coimputato con quadrale. Una cinquantina d'anni, cioè... Beh no, c'era almeno una 20-22 anni mi pare di carriera già, sì, di professione. 20, ma stava per andare forse a, era vicino in alla pensione. Pensione. No, no. Ma no, ma guardi che... Sì, sì, carabiniere, sì, esatto. Aveva fatto proprio quella carriera lì. Sì, era non mancava molto alla pensione, non mancava molto. No, certo. Ma... aveva la quinta elementare come titolo di studio, quindi stiamo parlando di un persona molto semplice, insomma, un uomo semplice. Allora, io ringrazio Roberta Bruzzone e Federica Nardoni, La ragazza del bosco, La verità oltre l'inganno, Il caso Serena Mollicone. Grazie molte.